Si concretizza oggi un progetto importante nato qualche mese fa che unisce il mondo accademico e il mondo teatrale. Assolutamente, è un bellissimo momento per due città, La Spezia da un lato e Pisa dall'altro, attraverso diciamo, le risorse intellettuali, culturali di giovani della scuola normale superiore, attraverso naturalmente l'avallo della pubblica amministrazione e dello sponsor IREN e attraverso la collaborazione della commissione tecnico-scientifica di cui faccio parte. Nascerà questo progetto di realizzazione di due drammaturgie, una nel 2020 e una nel 2021, e di coinvolgimento di tutti gli aspetti creativi, dalle scenografie ai costumi, alle musiche, creando un vero e proprio laboratorio permanente, nella migliore delle ipotesi, per la realizzazione di due spettacoli. Il Teatro Civico camminerà da oggi in qualche modo insieme alla Scuola Normale. È un progetto che farà crescere il nostro teatro qui alla Spezia. Sì, finalmente una produzione che coinvolge i giovani, che coinvolge la città, il nostro teatro, che per la prima volta sarà protagonista con due drammaturgie, e si inizia, il primo passo viene proprio oggi. Un augurio particolare a tutti i ragazzi che saranno coinvolti non solo nella presentazione teatrale, ma anche nella produzione. Per IREN questo è un investimento importante in una struttura di tipo culturale. Come mai avete deciso di fare questo tipo di investimento? IREN investe proprio sulla cultura. In tutti i territori dove operiamo cerchiamo di portare avanti l'idea della cultura come idea integrante di tutto il territorio. Qua a Spezia stiamo lavorando in maniera particolare col Teatro Civico e credo che questa iniziativa di collegamento fra due città così importanti e un polo universitario così importante come l'Università Normale di Pisa sia proprio lo scopo fondamentale di IREN: investire sui territori, investire sui giovani, investire su tutto quello che è cultura all'interno del territorio. Cosa vuol dire per la Scuola Normale Superiore partecipare a un'iniziativa come questa? L'idea è proprio quella di tornare a fare dialogare il mondo dell'università con il mondo del teatro fatto e messo in scena, e attraverso questa volta un dialogo anche fra due città, Pisa e La Spezia, che sono geograficamente non troppo distanti e tra le quali adesso il nostro obiettivo è quello di creare un canale invisibile ma molto forte di dialogo e di produzione teatrale.